Passando di una persona amica è il tema del convegno col quale a Napoli è stata ricordata la figura di Giuseppe Patroni Griffi a 10 anni dalla sua scomparsa. Un evento organizzato dal Teatro Stabile di Napoli e dalla SUN, seconda università, nel salone della Scuola di Medicina. I relatori, guidati dal professor Mariano Damora, che alla figura di Patroni Griffi ha dedicato una recente e completa opera dal titolo «Gli amici dei miei amici sono miei amici», hanno ricordato l'opera e l'ingegno di un grandissimo intellettuale. Bellissimo stare con Peppino anche a cena nella vita quotidiana, perché era un grande conversatore, era un uomo molto piacevole ed era uno che aveva un punto di vista sempre suo, particolare, originale, che si constata nei suoi testi, che non sono mai ideologici, non hanno mai una tesi, non hanno mai una partito da difendere. Sapete, io sono giunto ad una conclusione forse anche abbastanza evidente, banale, per chi come me ha letto per anni i testi di Patroni Griffi. Se c'è un fil rouge, un tema, un elemento cardine che lega questi 9 testi, è esattamente l'amore. L'amore verso il teatro, l'amore fra 2 uomini, l'amore fra un uomo e una donna, e la morte dell'amore, la morte del sentimento amoroso, l'amore verso la propria terra e non ultimo e forse più importante, l'amore verso la parola. Il naufragio della parola ci trova ancora una volta impreparati. Partecipammo a crolli non previsti, partecipammo a inconsapevoli stermini, partecipammo all'olocausto di generazioni intere, partecipammo senza condividerlo al destino dei vinti, partecipammo muti al genocidio di popoli ribelli, ma il naufragio della parola ci trova ancora una volta impreparati. Tu hai parlato di amore, ecco, Peppino era un coacervo di amori di vario sapore, amori artistici, amori appassionati di altra natura. E questo c'era anche nel suo rapporto con noi attori, in maniera forte, determinante. Quando Peppino sceglieva qualcuno di noi per interpretare qualcosa, qualche personaggio, faceva in modo che tu sentissi quanto lui ti considerasse l'attore più giusto del mondo in quel momento per interpretare quel ruolo per il quale ti aveva scelto. In realtà qualche volta ci siamo sorpresi a scambiarci tra di noi l'espressione «beh, insomma, adesso ci vuole un regista», perché la presenza di Peppino era molto discreta, lui lasciava che, anche se poi era un personaggio, un carattere molto irruento, ma da un punto di vista creativo, lui lasciava che le cose sedimentassero e poi si manifestassero. Allora io oggi intanto dichiaro tutta la nostra impotenza a restituirvi un'immagine di Giuseppe Patroni Griffi, perché era un conversatore straordinario e quanto vi sarebbe piaciuto. Ecco, io oggi qui mi trovo a dovervi dire quanto vi sarebbe piaciuto. Vi sarebbe piaciuto perché era una persona che sapeva ascoltare, che aveva una grande curiosità per le giovani generazioni, che era dotato di una curiosità enorme per tutte quelle zone marginali della vita, per quelle zone non cantate, non contemplate, non raccontate, e che era anche dotato di una grandissima generosità. Era curioso di ciò che facevano gli altri teatranti, era appassionatissimo di quello che le giovani generazioni mettevano in scena, era sprezzante, era ironico. Non si poneva mai il problema di essere corretto, non si poneva mai il problema di essere educato, secondo quelle che sono le cifre e le coordinate del mondo borghese. Va subito detto che la storia di Giuseppe Patroni Griffi è una storia linguistica e, come tutte le persone che hanno avuto una vita affettiva molto complessa, dove c'è una vita affettiva molto complessa c'è un litigio, un conflitto con la lingua. Bisogna convenire che esistono delle morti ingiuste, invece morì
E quando lei lo seppe, disse: l'ha fatto per venirmi ad aspettare alla fermata. Il loro fu un gioco mortale di cortesie, affettuoso. Perdetti con loro due punti di riferimento ai quali avevo sempre approdato. La vita va avanti e intorno non restano che buchi. Non è accettabile. E allora la realtà diventa quella che ti inventi.